A essere bella è bella, ma bisogna anche vedere se bala. Ciao ragazzi e bentornati ad un nuovo video qui sul mio canale. Oggi siamo con Bela Pro V2 da parte di Wilson, racchetta disegnata, co-disegnata con Fernando Belasteguin, la leggenda del padel, giocatore che tutti conosciamo, giocatore che è stato numero uno per un numero di anni impressionante ed è indubbiamente una di quelle racchette che riesce a catturare l'attenzione. Uno, perché è sponsorizzata da un campione come Fernando Belasteguin, due, perché notoriamente è una di quelle racchette potenti. Partiamo con le specifiche molto velocemente e poi la portiamo subito in campo. Lei è una full carbon con un Eva Hard al suo interno e una costruzione in Primero Carbon, un carbonio abbastanza rigido. Che differenze ci sono rispetto alla versione V1? Lei ha un bilanciamento leggermente più basso, siamo intorno ai 25,8 cm, quindi più basso rispetto al dichiarato, che sarebbe di 26 centimetri e mezzo, quindi un po' sotto la soglia, ma è una tendenza, come ho detto più volte, che nel 2023 si vedrà su tantissime racchette, soprattutto a diamante. Lei è una diamante con un peso di 370 grammi, in questo caso abbiamo un peso di 368 grammi rilevati, chiaramente senza il laccetto. Rispetto alla versione V1 perde il protettore, quindi vi arriva questa testa rasata, un po' come la mia, e sarà per questo che mi piace esteticamente. Ditemi la vostra nei commenti, a me questo rosso cangiante piace molto, tra l'altro abbiamo anche una finitura diversa rispetto all'arrow grip presentata nella versione V1, ma in generale una racchetta dall'estetica molto molto pulita. Piaccia o no, è indubbiamente razionale, è una racchetta che comunque segue lo stile dettato da Wilson anche nell'ambito tennis, quindi questa è una vernice rossa leggermente cangiante, meno cangiante rispetto a quella proposta per le racchette da tennis, ma comunque lo stile è quello. Insomma, Wilson dal punto di vista dello stile, dal punto di vista dell'estetica, non è seconda a nessuno. Al cuore abbiamo questi due inserti di materiale plastico che fungono praticamente da antivibrazione, mentre il manico 12 centimetri e mezzo, misura bella piena, un 2 tennistico, per questo forse mi piacerà molto questo manico, con un tappo leggermente bombato verso il basso. Io lo trovo molto molto ergonomico, vi faccio vedere la mia mano come ci entra. Solitamente al tennis gioco con un 3,5. Qui in realtà, diciamo, sento questo manico molto molto calzante, forse un filo grande, ma piacevole per chi come me ha una mano grande. C'è un nuovo sistema per quanto riguarda il laccetto, ve lo avvicino. Questo in pratica si sgancia e si aggancia, cosa necessaria se volete utilizzare il fodero che è in dotazione. Un bel fodero, ora ve lo faccio vedere. Eccolo qui, questo è il fodero che vi arriva insieme alla racchetta, un materiale che sembra quasi un raso, molto ben curato, devo dire, ma con un piccolo difetto. In sostanza, se non staccate il laccetto, la racchetta non entra nel fodero, quindi ogni volta che volete riporre la racchetta all'interno del fodero dovrete staccare il laccetto. Laccetto che ha la solita scritta, solito claim, un Belasteguin nunca se rinde, molto ben fatto, devo dire interessante. Io non amo particolarmente i bracciali, però ultimamente, diciamo, ci sto prendendo le misure e non mi dispiace. Questo Wilson è fatto piuttosto bene. Parliamo di finiture, resistenza innanzitutto, perché Bela Pro V1 era famosa per essere un po' fragile. Questa è una racchetta che ho testato per svariate ore. Io non sono uno che va tantissimo nella grata, però sicuramente impatto la palla come tutti, magari anche in maniera più violenta, e devo dire che è uscita piuttosto nuova. Vi faccio vedere, la racchetta è praticamente intonsa, quindi devo dire che almeno apparentemente la vernice sembra un filo più resistente, almeno apparentemente. Chiaramente, se la tirate nel vetro, se avete uno scontro con qualcun altro, qualsiasi racchetta presenterà delle crepe. Quindi, dal canto mio, posso dire che dal punto di vista di questa nuova vernice mi sembra un po' più resistente rispetto a quella lucida del primo modello. Prima di passare in campo, vi ricordo di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, di lasciare un like sempre ai miei contenuti, che sia qui su YouTube che su Instagram, e anzi seguitemi su Instagram dove posto sempre tutte le novità e nelle stories ci sono sempre le anticipazioni delle mie recensioni, e ovviamente attivate anche la campanella delle notifiche, perché così ogni volta che presenterò un nuovo contenuto non ve lo perderete. Ma mo dovete fare sti lavori. Allora, come va Bela Pro V2? Partiamo col dire quali sono le differenze con rispetto alla Bela Pro V1. Prima di tutto, punto dolce un poco più ampio. E badate bene, un poco più ampio, non ho detto ampio. Quindi non è più un punto dolce micragnoso, ma è un punto dolce quasi gestibile. Utenti, chiaramente parliamo intermedi avanzati e avanzati, soprattutto che sappiano gestire una racchetta potente. Altra differenza rispetto alla Bela Pro V1
1 è che la racchetta è un filo più morbida, ma parliamo veramente di poco, quindi perde un filo di rigidità assoluta, quindi guadagna un attimo più di controllo indubbiamente rispetto alla prima versione, forse perde un filo di potenza massima, ma veramente parliamo di molto poco. Tuttavia il telaio io personalmente lo trovo indubbiamente migliorato, anzi più che migliorato, maturato, perché il progetto è lo stesso ma ha quelle piccole migliorie che la rendono più fruibile per un mercato del padel che ormai è diventato molto molto ampio, e sapete che ormai gli appassionati comprano praticamente le racchette come se fossero la maglietta del campione, dimenticando che la maglietta del campione non è un attrezzo tecnico, mentre le pale per giocare a padel lo sono. E quindi Wilson ha dato dei connotati di maggiore giocabilità alla sua bella Pro V2, fermo restando che si tratta di un prodotto di alto livello, anzi di altissimo livello, che bisogna saper controllare. E ora vediamo il perché. Dal fondo è una di quelle pale che vuole un minimo di attivazione, vuole che tu le dia qualcosa, perché comunque è sempre una pala rigida, quindi ha quell'effetto leggermente on-off quando vai a giocare in maniera blanda, quindi vuole un minimo di forza impressa, come tutte quante le pale a diamante rigide. Una volta arrivato, diciamo, alla soglia minima di attivazione del telaio, noti che la palla esce molto facilmente e lei di potenza ne ha da vendere. Soprattutto ha un punto dolce che non è troppo invalidante, sinceramente, un punto dolce che comunque ti concede una certa tranquillità se hai una base tecnica, quindi un giocatore di livello intermedio avanzato in crescita o un avanzato sicuramente non hanno grossi problemi, a meno che proprio non preferiscono impattare nella parte centrale, ma lì dovrebbero andare su una tonda. C'è un discreto controllo, devo dire, non è un controllo elevatissimo, è una pala che spara abbastanza forte quando è attivata, e quindi lì il controllo è meglio che derivi dal braccio, per cui si adatta un po' alle esigenze anche di chi cerca una pala che spinga forte, che anche quando non strizzata è una pala piuttosto generosa in potenza, non in termini di potenza gratuita assoluta ma in termini proprio di risposta, è sempre molto energica nel modo in cui risponde, per cui il braccio di chi la utilizza deve essere educato e deve essere capace di gestire un certo tipo di uscita di palla, che è irruenta ma è sempre una pala che comunque spinge forte, ha un, diciamo, un tempo di risposta abbastanza rapido, non rapido quanto la versione V1 ma comunque piuttosto rapido, e quindi bisogna fare i conti con una racchetta che ti dà non tantissimo tempo per colpire, ma giocando in maniera veloce sicuramente reagisce in modo consono, ecco, sui colpi dal fondo, che siano uscite di pareti, che siano degli anticipi, che siano dei recuperi. Devo dire che in recupero lei mi ha dato delle buone soddisfazioni, perché col colpettino sotto la palla comunque parte, ma quello che mi piace soprattutto dal fondo è la gestione dello spin. Il back va veramente molto molto bene, la palla è piuttosto una rasoiata, è un back da gestire perché comunque è una palla che scorre molto velocemente ed esce in maniera energica dalle facce, per questo motivo richiede mestiere. Non è difficile, attenzione, ma richiede un ritmo che tantissimi non hanno e che quindi per essere sfruttata al meglio dovrebbero avere. Tanti probabilmente andrebbero a rincorrere un telaio che comunque ha la sua reattività, ha la sua irruenza e in generale, diciamo, non è cattivo dal punto di vista tecnico, sì, ha la sua richiesta tecnica, ma vuole comunque soprattutto ritmo. Se non le dai ritmo tende un pochettino a spegnersi, non quanto altre diamante che ho provato recentemente, perché comunque lei la sua generosità in potenza ce l'ha, però è una richiesta, diciamo, di velocità sui colpi, una richiesta di concretezza sui colpi, e poi bisogna metterci anche controllo perché lei, come detto, spara forte. Io personalmente l'ho trovata molto calzante, per esempio per il mio gioco, mi piace il modo in cui si lascia spremere un attimo dal fondo in maniera un attimo più tennistica, quindi con un apertura leggermente più ampia, e quindi questo mi ha molto galvanizzato di Bela Pro. Anche sui recuperi non l'ho trovata invalidante, sicuramente non generosa, però lì quello che tu riesci a dare lei ti restituisce. Ora, un piccolo inciso sul discorso potenza, perché secondo me la potenza di questa racchetta è veramente molto elevata. Il discorso che la potenza sia così elevata per alcuni sarà ok, la compro perché è potentissima. Ragazzi, attenzione, perché quando una racchetta è potente richiede anche una gestione diversa da parte del braccio e anche un'attenzione diversa sui colpi. Questo vale dal fondo, dove, come detto, se la cava piuttosto bene, se c'è un buon braccio educato a gestirla, e vale anche per i colpi al volo, perché quando si va verso la rete, suo territorio indubbiamente naturale, sulla volée, diciamo, ha una bella uscita, e quindi bisogna attivare lo spin. Per fortuna, diciamo, questa finitura lavora abbastanza bene lo spin, non è il massimo che ho trovato in termini di spin, ma funziona in maniera
maniera tecnica, quindi movimento tecnico senza strafare, e la volée già cammina di suo, quindi una volée che diventa anche pesante certe volte, ma molto spesso la palla parte piuttosto forte e quindi bisogna essere pronti a gestire un'uscita di palla che comunque è bella energica. Quindi volée niente male, personalmente mi piace pestare sulla volée con lo spin, per cui ritengo che in questo modo la palla funzioni alla grande. Una volée un po' più timida invece ve la potreste ritrovare nel vetro, perché è una palla che reagisce velocemente e che va condotta in maniera concreta e veloce. Mi piace come porta anche bandeca e vibora. Devo dire, sulla bandeca tendenzialmente io sono uno che la gioca più piatta, non mi piace lavorarla troppo, e non l'ho trovata male dal punto di vista della bandeca più piatta. Mi è piaciuto un casino sulla vibora, perché devo dire che la sua energia la riesce a trasmettere veramente in maniera fantastica sulla palla, e questa finitura che sembra non lavorare tantissimo, in realtà portata in maniera veloce, anche un po' più strappata, devo dire che sulla palla prende. E la vibora di questa bella Pro V2, per quanto mi riguarda, è una grande, grande vibora. Probabilmente il colpo che mi ha dato maggiore soddisfazione con questa racchetta, anche se sugli smash comunque fa un gran lavoro. C'è un ma però: sugli smash ho trovato la racchetta fin troppo potente. Laddove ho iniziato a utilizzarla cercavo il vetro per il portress, e qualche volta mi sono ritrovato con un x4, quindi molto molto energica. Altre volte per esempio mi sono trovato con la palla che finiva sulla grata. Bisogna tirare un attimo i remi in barca, ed è una racchetta che ti fa capire che è tecnica per il modo in cui deve essere gestita. Se tiri a tutta non la gestisce più benissimo, ma se la porti in maniera tecnica, in maniera fluida, in maniera controllata, lei reagisce con la sua potenza naturale, che è tanta, e allora lì funziona per quello che deve. Mi è piaciuta da questo punto di vista, perché mi ha permesso di fare un lavoro di quantità e di qualità senza dover stressare il telaio per quanto riguarda la potenza, e mi è piaciuta molto più sul portress, sullo smashing kick, che non sullo smash piatto, perché lo smash piatto è molto irruento ed è abbastanza da controllare, ecco, nella sua potenza. Mentre devo dire, sullo smashing kick giocato in maniera fluida, lei ha uno smashing kick che secondo me è fantastico, ha tanta potenza da dare con un buono spin, ci si può concentrare tranquillamente sullo spin senza badare alla potenza, e lei con un impatto concreto già risponde molto potente. Allora, perché comprarla e perché no? La comprerei perché è una palla molto potente, la comprerei perché rispetto alla versione 1 è indubbiamente un filo più giocabile. La comprerei se fossi un giocatore avanzato, non la comprerei se fossi un giocatore intermedio, perché comunque è una pala tecnica che nelle mani di chi ha tecnica diventa, non dico quasi facile, ma quasi giocabile. Ma nelle mani di un giocatore più inesperto rischia di essere solamente uno strumento di potenza senza la capacità di gestirlo. La comprerei per l'estetica, perché come detto Wilson, ragazzi, dal punto di vista estetico fa paura. Ora, il rosso vi può piacere o meno, dal punto di vista delle finiture, dal punto di vista della pulizia, della razionalità, dell'estetica, e secondo me Wilson ci sa fare e ha creato un bellissimo oggetto. E la comprerei se fossi un tifoso o un appassionato di padel, amante di Belasteghin, perché ragazzi, Belasteghin è Belasteghin. Come esiste la LeBron di LeBron, esiste anche la bella di Belasteghin, ma ne vedremo secondo me sempre più di racchette Cimelio legate ai nomi dei giocatori. La comprerei per il manico, fantastico. Wilson riesce comunque a dare un feeling diverso per quelli che provengono dal tennis come me. Non c'è niente da fare, è un manico che trovo familiare. Non la comprerei se fosse un giocatore di mano, perché lei un po' di attivazione la vuole e comunque ti tiene sul pezzo. Non la comprerei se cercassi una racchetta da controllo, perché lei è una racchetta soprattutto da potenza, è una racchetta destinata al giocatore aggressivo, capace di seguirla in maniera veloce senza strafare di braccio e che ne sappia controllare la potenza. Non la comprerei se cercassi un punto dolce veramente grande, perché qui abbiamo detto non è micragnoso, però non è un punto dolce grande, è un punto dolce discreto per una racchetta di alto livello, e quindi parliamo sempre di una richiesta di precisione all'impatto che va fuori dall'ordinario e che quindi può punire tantissimi appassionati. Non la comprerei se cercassi una racchetta da monster spin, perché la finitura prende abbastanza bene, ma non è di quelle che grippa tantissimo sulla palla, quindi se avete bisogno di quell'aiuto in più in controllo e spin, non è lei l'oggetto che vi aiuterà a farlo. È una racchetta che dà spin, ma lo dà quando il gesto è tecnico.
ed anche un po' controllato perché spinge sempre tanto. E quindi non la comprerei se fossi un giocatore che non riesce a gestire la potenza elevata di una racchetta che è quasi sempre irruenta. Bene ragazzi, lei la trovate presso il mio partner padelguru.it, dove avete sempre il mio sconto del 5% con codice Fabio Padel direttamente nel carrello. E quindi tutte le volte che dovete acquistare qualcosa per il padel, che sia scarpe, borse, racchette o qualsiasi altra cosa, potete sfruttarlo e risparmiare qualcosina. Iscrivetevi al canale, attivate la campanella delle notifiche e lasciate sempre un grande like ai miei contenuti, che sia qui su YouTube oppure su Instagram. Anzi, seguitemi anche su Instagram, dove anticipo sempre i contenuti, lo sapete, e dove realizzo anche contenuti diversi rispetto alle recensioni. Ciao ragazzi, ci vediamo al prossimo video.